Niente, una grossa partita di segale. E beh, non guastarti l'umore per questo. Ma no, non è per questo, Tony. Non sono abbattuto per un insuccesso commerciale. E nemmeno per la malattia di Clara. È proprio che qui dentro qualcosa comincia a cedere, a stancarsi. È come se la realtà si sottraesse al nostro influsso. E cos'è successo? Una forza segreta, indefinibile. Chiaroveggenza, prontezza. La convinzione di influire sul moto della vita per il solo fatto che siamo noi a volerlo. Invece adesso un colpo segue l'altro e si va alla deriva. Ma Tom, giovane come sei, ma dopo tutto Clara è viva e tutto si aggiusterà con l'aiuto di Dio. E la tua nuova casa non è forse opera tua? È quasi troppo bello. Le ho pregustate queste gioie. Ma come sempre l'immaginarsele è stata la parte migliore. Perché il bene arriva troppo tardi. Negli ultimi giorni mi è tornato spesso alla mente un proverbio turco, Tony, che ho letto non so dove. Quando la casa è finita, arriva la morte. Beh, non è proprio detto che sia la morte, ma il regresso, la decadenza, il principio della fine. Vedi, Tony, io so una cosa, la quale forse tu non hai mai pensato. E la so perché me l'hanno insegnata la vita e la storia. So che sovente i segni esteriori, i simboli della fortuna, della proprietà, si manifestano solo quando in realtà tutto comincia a discendere. I segni esteriori hanno bisogno di tempo per arrivare fino a noi. Sono come la luce di una stella lassù, di cui non sappiamo se sia già spenta o stia per spegnersi.